Do you know pesca tagliacchiera? Tabacchiera. Tabacchiera? Questa qua, questa si vede meglio, è proprio questo colore ed è piatta praticamente. Questa è la pesca normale. Gialla. Ed è arancione, giallino, arancione. Pesche gialle. Questa è pesca gialla si chiama? Sì. Questa è la tabacchiera. Tabacchiera con la I, giusto? Sì, mi pare. Sì. Ed è dolcissima e la caratteristica è che quando tu ora la mangi, ora vedrai, non rimane, praticamente rimane sempre pulitissimo il nocciolo e poi piccolino ed è gustosa, dolce, piccolina ma troppo buona. Buona è diventato, non visto? Un caffè freddo. Va bene, questo video lo vedrai dopo, papà, mi raccomando, tu non lavorare sempre lontano così, ecco, all'ingrasso in questa casa, all'ingrasso. Eccomi qui, video super veloce perché sto andando al lavoro, devo correre, però mi sono ricordata di dirvi questa cosa, due cose, questo diciamo interessa più alle donne che apparono in questo canale. La prima, questa nuova nuance che ho inventato con due matite, una della Kiko e quella della MAC, già ve l'avevo raccontato, sono queste. Allora questa è MAC, che numero è? 102 Red Brown, e l'altro invece che dà un tocco di luce di rosa è il 503, che solo non potrei utilizzare come contorno labbra perché ho le labbra talmente piccole che un pochettino di scuro ci vuole per dare un po' di, cioè mi aiuta secondo me a definire un po' di più questo colore un po' più scuro. Quindi una della Kiko, quella rosa chiaro, e questa qua è della MAC, le devo sfruttare così poi non so se le ricomprerò perché il tratto di questa qua MAC non è che mi piace tantissimo, devo calcare e ricalcare, però mi piace l'effetto, anche perché con l'abbronzatura è una tonalità che mi piace tanto. Sono alla ricerca del mio colore, ma come sappiamo bene io in testa ho le cose che poi la realtà dei fatti non è mai uguale, quindi questo. Seconda cosa, ho utilizzato la cipria, questa qua in colore, cioè è bianca praticamente, della... ce l'ho qua sotto, non la tolgo, qui messa nella base, della Essence, ed è quella adatta a tutti i tipi di pelle, infatti è bianca e mi dà molta luminosità. Ho messo sopra il correttore per bloccarlo, dato che comunque si suda tanto, ho messo la cipria. E devo dire già l'altra sera ho notato la differenza. E poi ho fatto un'altra cosa, un altro esperimento, questo mia madre stamattina me l'ha fatto fare, mi ha detto aspetta facciamo una prova, lei sperimenta cose. Ho fatto praticamente come dei twist, quasi, chiamano twist, cioè ho aggrovigliato il capello così, l'ho girato e ho messo le due mollette, una qua e una qua, l'ho mollato e guarda qui che bella definizione di ciuffo, cosa che non avevo prima quando li ho lavati. Devo dire che mi piace perché i miei ciuffi non sono per niente definiti e ho fatto 2 ore e mezza di styling, no 2 ore e mezza no, però ci ho impiegato un bel po' di tempo perché li ho pettinati ciocca per ciocca dopo averli lavati, questa è una cosa che non facevo, che ho imparato, e adesso mi manca solo raggiungere il livello dei prodotti buoni, ma ce la faremo, insieme scopriremo quali sono i prodotti buoni. Al momento devo consumare quelli che ho perché io non spreco niente, quindi ho ancora un gel che mi ha dato mia mamma che non lo usa, che lo devo consumare, e poi questa qua è la schiuma Bilboa e lo spray Bilboa, ogni volta mi confondo, e lo spray che mi ha dato il famoso parrucchiere che però ha i siliconi, che lui mi ha mai detto che non ne aveva e io mi fido sempre delle persone, ovviamente. Dopodiché passerò a qualche cosa modella Ricci interessante. Soprattutto il primo acquisto che vado a fare è la spazzola Denman, come si chiama quella? La spazzola bellissima, se trovo un'immagine me la metto da qualche parte qui, se no andate a cercarla, mi pare si chiami Denman, sì, che definisce ancora di più i boccoli, quindi ce la faremo ad avere finalmente uno styling decente per questi ricci, sì che ce la faremo, perché l'importante è partire, io sto partendo, che poi mi fermi non lo so, mi passi la fantasia non lo so neanche, l'unica cosa che so adesso è che sono in estremo ritardo e devo andare a lavorare, ci vediamo dopo, ciao! Siamo in macchina, capelli sconvolti, c'è un vento, sono appena tornata, sono andata con mamma a comprare delle cose, non ho fatto neanche una ripresa perché ero troppo impegnata a comprare velocemente, ma ho comprato cose nuove, quindi stai là perché ti farò vedere cosa ho comprato di nuovo per me, non nuovo in generale. E poi ho notato che c'era un'acqua micellare della Garnier all'acqua di rose, che per me è una novità, ora devo fare due giri per vedere. Sono stata tentata a comprare l'hard cemento che è super sponsorizzato diciamo dalle donne ricce che lo utilizzano, ma
c'era un'altra parte di donne che diceva che praticamente questo store di cemento è troppo duro e quindi i capelli sono così. Alla fine ho comprato il Garnier normale gel giusto per averlo e ho comprato questo rossetto che ho già messo nell'astra perché mi incuriosiva, mi piaceva la tonalità. Va bene, adesso chiamo mia nipote perché se no non ce ne andremo mai. Andiamo a vederci Luca, il cartoon, come si chiama? Film d'animazione. Film d'animazione, non mi ricordo mai. Il film d'animazione che è uscito da pochissimo tempo. Noi lo proietteremo in questo campetto dove ormai stiamo facendo le serate una volta a settimana. Cioè, ci sarà la presenza, penso, di tanti bambini perché erano molto incuriositi, ma anche noi grandi, veramente. Quindi, questa sera serata Luca. Buongiorno, finalmente ho tempo di far vedere cosa ho comprato ieri, così vi saluto anche perché ogni volta se ne arriviamo botte di 30 minuti e già io sono convinta che a 5-10 minuti la vostra attenzione cala, però ho tante cose da raccontarvi e quindi pigliatemi così come sono, che volete che vi dica. Ho preso, io per la prima volta, ma a casa mia è un must, a casa di mia nonna, a casa di mia mamma è stato sempre un must, la prep, che in questo periodo di punture di zanzare, di arrossamenti da sudore è fantastica. Buona, è buona anche per il dopo barba, quindi l'ho presa per un uso generale della famiglia, non era in offerta, l'ho pagato infatti più di 2 euro e qualcosa, ora non mi ricordo, non neanche quel lo scontrino. Per la prima volta ho acquistato lui, volevo provare a utilizzarlo, il profumo è fantastico, è davvero buono, sembra delicato, speriamo duri, perché il Dove ormai non mi sta piacendo più, il roll-on sempre, non lo sento, quando lo metto non sento profumo come prima, non so perché, boh, non mi alletta, ma non è una cosa che solo io, pure mia mamma me l'ha detto che anche lei ha notato la stessa cosa, quindi non siamo in due, o siamo in due ad avere problemi, dipende. Comunque, ho preso per la prima volta lui, Mon Amour, perché l'ho sentito nominare più volte, in particolare l'ultima volta l'ho sentito nominare a Nicole, una ragazza che ha il canale YouTube, faceva la recensione di comunque delle cose terminate e diceva che lei acquista spesso questo. Mi ha incuriosito perché non è l'unica, più di uno compra questo Mon Amour, in tanti comprano là il formato grande, io sinceramente vado molto sui concentrati perché mi piacciono di più, ho un amore folle per i concentrati, ho lasciato un attimo in stand by il mio Lenore, anche perché non era neanche in offerta, quindi fra i due, questo costava forse anche qualcosa in meno, ho preso questo che non era neanche in offerta, però l'ho preso per provarlo, ha un profumo bellissimo, speriamo duri, se dura è una valida alternativa. E poi ho preso sempre lui il soft gel, che pesa, però questa volta non ho preso quello da germi e batteri, ma questo qui che è all'aloe, per cambiare, linfa di aloe, enzimi attivi, sapone naturale, bianco color, biancolor, tech. Sa chica, l'ho preso, lo proviamo, vediamo com'è. Ed infine ho comprato, ah no aspetta, ho comprato una cosa che l'ho usata poco fa per farmi il ciuffo, quindi aspetta. È buio, non si vede nulla. Ed ecco la luce. Se c'era Daniele, a quest'ora avrebbe già detto sono io la luce, ma non c'è. Quindi ci possiamo risparmiare questa gioia di non sentirti dire che lui è la luce della casa. E ho preso lui. È stato difficile scegliere perché accanto a lui c'era l'hard cemento, non so come si chiami precisamente, comunque quello che tanti nominano perché ha un effetto super duraturo, perché dà ottima definizione, però è anche vero che fa i capelli durissimi e non è quello che io voglio, voglio un pochettino di forma, giusto per abbandonare un po' la schiuma che non mi sta allettando tantissimo, è per provare una cosa nuova. Daniele già lo utilizzava, infatti quando l'ha visto ha detto hai fatto bene a prenderlo perché uno ha un profumo bellissimo ma soprattutto è ottimo, si trovava bene anche lui, quindi lo utilizzeremo entrambi. So già che se non mi alletterà a me per quello che mi serve, alletterà lui, se lo terrà lui e mi sentirò meno in colpa di aver comprato una cosa anche se l'ho comprato in offerta. Ci ho passato 10 minuti avanti lo scaffale, non so se mi spiego, cioè io dicevo lo prendo, non lo prendo, lo prendo, non lo prendo, lo prendo, poi non l'ho preso, ho preso questo qua, ho lasciato quello perché non tutti erano contenti, dicevano che dopo il primo giorno i capelli erano troppo duri, troppo pesanti, queste cose così, e quindi mamma, sto morendo di caldo oggi, e quindi non mi ha convinto, cioè io ero davanti allo scaffale e trovavo le recensioni su internet, capito, cioè questo livello di follia. Va bene, lasciamo stare. Proviamo. Intanto l'ho messo in questo ciuffo che non ha più pace, perché ieri c'era l'umidità, ieri sera quando siamo stati là, che mamma mia, io odio l'umidità. Ho preso questo e l'ho arrotolato
arrotolato, fermato qua con una pinzetta, ci ho messo, l'ho bagnato, ho messo un po' di gel e diciamo un minimo di forma adesso ce l'ha. Valeria ha il problema dei ciuffi che non vengono fuori in nessun modo, una tragedia. E infine ha comprato lui perché mi allettava, è dell'Astra. L'Astra non mi ha mai allettato come diciamo brand, però ho visto più di uno che ha detto che sono ottimi perché hanno cambiato forse la formulazione, perché comunque evidentemente nel tempo ovviamente le aziende cercano di migliorare i loro prodotti. E su questi rossetti non ho visto pare di brutti, o perlomeno quelli che ho visto io erano buoni, magari poi c'è gente che li demonizza. Ho preso questo colore qua perché mi piaceva. Ora io vorrei fartelo vedere bello alla luce perché così sembra un colore spurio. Però, aspetta. Ok. Vabbè, guarda che bello. È un rosato. Non ti so spiegare. Una specie di rosa mischiato a un rosa antico. Molto bello. È bellissima anche la confezione. Però questa volta non ho comprato per la confezione. Veramente, veramente, giuro. L'ho comprato perché mi piaceva il colore. E qua avevo tipo. Ho fatto qui la prova. Avevo tutto il polso colorato perché mi sono provata 10 colori prima di scegliere quello giusto, ma sono io che non mi decido mai, ovviamente. Va bene, io adesso scappo, finisco di editare questo video. Sì, fatemi sapere se va bene questo fatto che sta andando online ogni giorno, lunedì e venerdì, perché se no ricambiamo, dato che magari ovviamente si ha meno tempo di guardare roba del genere, capisco bene, rifacciamo la programmazione lunedì, mercoledì. No, rifacciamo la programmazione martedì, giovedì e sabato. Come viene meglio? Io non lo so. Cioè, non so com'è la vostra situazione. Io perlomeno me li guardo la sera, i canali a cui sono molto legata spero che pubblicano il più possibile perché la sera mi rilasso con loro, quindi spero voi vi rilassate con me. Fatemi sapere se vi va bene questo fatto a lunedì e al venerdì. È un esperimento. Mandiamo in tilt l'algoritmo, che tanto già in tilt da solo. Dai, complichiamo diversamente, così lui si dimentica di noi ulteriormente. Siamo geni, in questa famiglia siamo geni. Va bene, ragazzi, io personalmente in questi 2 giorni, fra ieri e oggi, ora ancora siamo in fase di, me la sono scialata. Ecco, quindi la parola, come sempre, che accompagna le nostre giornate di famiglia, speriamo anche le tue, è di scialartela. Scialartela vuol dire, ribadiamo per l'ennesima volta, per chi è per la prima volta in questo canale, che nonostante tutto il caos della nostra vita, nonostante le cose negative che ci possono imbattere, perché tutte le famiglie ce le abbiamo, noi cerchiamo il modo di poter vivere il meglio possibile. Anche nel modo più semplice possibile e meno complicato possibile, perché purtroppo a complicarci la vita ce ne sono già tante cose e tante situazioni e soprattutto tante persone. Quindi, detto questo, io direi di se fino ad oggi sei ancora fermo lì, che dici? La mia vita fa schifo, la mia vita è che palle, questa vita è monotona e che palle, la mia vita poteva essere così invece così. No, fermati un secondo, parti e scialatela così, facendo anche qualche acquisto diverso. Provando qualche ricetta, magari di quelle che ti proponiamo anche noi, che sono tutte ricette ovviamente fatte in casa nostra, e soprattutto coltiva il tempo con le persone a te vicine, perché è quello che secondo me ti fa scialare al meglio. Se hai visto questo vlog è iniziato con un pranzo, ma un buon caffè freddo, soprattutto gustato con mia madre. Io spesso passo molto tempo con la mia famiglia, anche un 5 minuti al giorno, 10 minuti al giorno. È vero, io ho la fortuna di averli vicini, però anche chi ce li ha lontani, esistono le videochiamate, esistono le telefonate. A volte 5 minuti di telefonata. Vorrei lo vedesse mio fratello sto video, guarda, che veramente certe volte avrebbe voglia di mandargli la lappera cos'è? Un bel 5 lire in faccia. Perché lui è piccolo della famiglia e fa dannare mia mamma che non la chiama mai. Ah, mannaggia. E io so cosa significa vedere una madre che elemosina la chiamata di un figlio. Ecco, so cosa vivo dall'altra parte, la mancanza dei genitori, comunque di una persona, quando ti manca una persona cara, aspetti anche di sentirla semplicemente per telefono. Ecco, scialatela. Dedicando del tempo alle persone che ami, trovando sempre perché il tempo si trova, se vuoi il tempo lo trovi. Quindi scialatela, mi raccomando, nonostante tutto. Alla prossima, ciao!